Ancora un carissimo benvenuto sul canale di Gianni, di nuovo oggi con un tutorial. Vi voglio portare sul canale un artista che non ho ancora trattato finora negli ultimi 3 anni di video e di tutorial per pianoforte. Per la prima volta sul canale un brano di Luca Carboni che si chiama Farfallina. È un brano del 1987 tratto dal omonimo album del cantante che si chiama appunto Luca Carboni. Uno, forse il miglior album che abbia mai prodotto. E questo brano, seppure facile da un punto di vista di armonie, ha riscontrato tantissimo successo verso la fine degli anni Ottanta, appunto, che oggi ancora lo ricordiamo. Un brano molto piacevole, sia nell'esecuzione al pianoforte, sia se volete poi adattarlo con uno style della vostra tastiera. Infatti vi ho già proposto nella prima parte del video l'esecuzione con il solo pianoforte. Alla fine del tutorial vedrete l'esecuzione con uno style preso dalla Yamaha, CVP in questo caso Clavinova, ma su tutte le Yamaha troverete lo stesso tipo di arrangiamento. Vedremo quale stile abbiamo utilizzato, con quale velocità, e eseguirò la seconda parte della canzone proprio sullo style, con l'accompagnamento di una base da me pre-registrata sullo style, suonandoci il pianoforte. Bene, partiamo subito con il tutorial. C'è da dire che il brano è in chiave di La, quindi avremo in chiave... No. C'è da dire innanzitutto che il brano è in tonalità di La, quindi avremo in chiave il Do diesis, il Fa diesis e il Sol diesis. A meno che non venga detto differentemente, quindi ogni volta che parlerò di Do, di Fa e di Sol, intenderò Do diesis, Fa diesis e Sol diesis. Cominciamo con un sottofondo di Fa diesis minore. Quindi Fa diesis minore. C'è un synth che fa questo motivo. Quindi sono sulle 3 note principali dell'accordo di Fa diesis minore, Fa, La e Do. E poi Fa, La, Do, Si, Mi. Mantenendo sempre questo pad nel brano originale, un tappeto, con l'accordo in Fa diesis minore. Potete omettere questa prima parte e passare direttamente poi alla parte del cantato che inizia in questo modo. Accordi molto semplici, quindi dovremo imparare questa sequenza di 4 accordi per coprire gran parte del brano. Fa diesis minore, Si minore settima, Mi maggiore, La maggiore. Adesso vedremo anche qualche sfumatura. Quello che voglio sottolineare è questo Mi. La settima non ci sta assolutamente, se sentite il brano. Quindi questo è un Mi puro che viene rafforzato in alcuni passaggi da questo Fa diesis. Quindi a seconda della posizione dove lo suoniamo, quindi questo Mi diventa un Mi add 2, quindi con l'aggiunta della sua seconda o nona se siamo sulla parte alta, ma è più corretto dire un Mi add 2. E anche questo La si arricchisce con questo Si. Vedete, anche qui parliamo in questo momento di un La maggiore con l'aggiunta della seconda. Quindi gli accordi precisi saranno Fa diesis minore, Si minore settima, Mi add 2, La add 2. Potrete anche alternare a seconda della strofa il Mi normale e la volta successiva con l'aggiunta della seconda, stessa cosa con il La. Questo viene ripetuto per 4 volte, quindi la strofa si ripete per 4 volte. Ancora. Vedete come appoggio questo arpeggio
con le prime tre note sulla mano sinistra, ultimandolo con la mano destra. Il bello di questo brano è che la parte del cantato non si sovrappone con l'armonia, quindi siamo perfettamente in grado di finalizzare l'arpeggio subito dopo la parte melodica. Vedete? Quindi dopo aver ripetuto questi quattro accordi per quattro volte, appunto, abbiamo questo bridge. Andiamo appunto in accordo di Do diesis con questa quarta sospesa. Quindi l'accordo è Do diesis maggiore con questa quarta sostenuta. Quindi passo prima dal Fa diesis e poi rientro sul Fa. E di nuovo, attenzione adesso, sostengo di nuovo la quarta, ma aggiungo il Re diesis, quindi in realtà stiamo suonando un Do diesis con la quarta sospesa e con l'aggiunta della seconda, Ad 2. Do diesis normale. Quindi, dopo il passaggio dei quattro accordi principali, abbiamo questo bridge con Do diesis, quarta sospesa, Do diesis. Facciamo appunto cantare Fa diesis, Fa. E lo rifacciamo cantare, questo Fa diesis, Fa, doppiando il Fa diesis con il Re diesis. E il Fa con il Sol diesis. A questo punto si ripete la strofa come prima. Il motivo cambia leggermente, ma non cambia la struttura degli accordi. Ora, voglio, prima di passare al ritornello, magari darvi un'ulteriore chicca per arricchire il vostro arrangiamento, soprattutto nel caso in cui suonaste solo il pianoforte senza alcun supporto di basi o di style. Quando siamo in Si minore, potete arricchire questo Si minore settima con la sua nona. E il passaggio non è semplice perché starete suonando anche la melodia, ma se vi accompagnate col canto, riemulate sostanzialmente quello che fa il sintetizzatore nella parte originale del brano con questo eco tra Do diesis e Si in questo modo. Certo, non va fatto ogni volta, serve più che altro per spezzare la monotonia di un arrangiamento troppo uguale. Ecco perché alterniamo l'Ad 2, alterniamo la nona, alterniamo la settima e alterniamo questo. Per riempire le quattro battute, le quattro misure che ci servono per finalizzare tutte e due le strofe. Quindi, una volta terminata la seconda strofa come la prima, ritorno in Do diesis, quarta sospesa Do diesis, e di nuovo come prima. E a questo punto parte il ritornello. Accordi di Fa diesis minore, questa volta gli accordi cambiano subito. 1, 2, 3, 4. Fa diesis minore, Re maggiore, Mi maggiore, Do diesis minore. Quindi Fa, Re, Mi, Do. Fa diesis minore, Re maggiore, Mi, Do diesis minore. E chiudo su questo Si minore, sul quale sto un movimento in più e ripeto.
Quindi anche in questo caso arricchisco il re con questo mi all'interno, quindi ci metto la nona. Ritorno in do diesis, quarta, sospesa e do diesis una volta per riprendere poi la parte della strofa che inizia esattamente come abbiamo visto in precedenza, quindi con la solita alternanza fa diesis minore, si minore, mi, la. L'unica cosa da aggiungere è che tra la prima e la seconda strofa c'è di nuovo un piccolo motivetto, cioè fa diesis minore, si minore, mi maggiore, e ripetiamo con di nuovo la strofa. Non c'è molto altro da dire su questo brano, attenzione quindi ad alternare gli accordi troppo piatti con delle piccole ma significative variazioni, aggiungendo queste seconde, la settima, la nona. E dopo il bridge. Anche qui sul ritornello poi l'intensità deve essere modulata, più forte all'inizio. A scemare qui su questo si minore e di nuovo. Questo per tre volte, per poi rientrare con il solito do diesis, quarta sospesa, e chiudiamo con lo stesso giro di ritornello, e il brano va così a concludersi con questo sfumando su queste alternanze di accordi. Bene amici, spero che questa canzone, seppur facile da un punto di vista di accordi, vi piaccia come piace a me, e non peraltro poi potete suonarla, come ho già detto all'inizio del video, con uno degli style della vostra tastiera. Ho individuato uno style in particolare. All'interno della libreria Ballad della vostra Yamaha troverete negli stili uno stile pro che si chiama Chill Out numero 2. Differenza tra stili pro, tra stili freestyle, eccetera, eccetera, li troverete in uno dei miei vecchi tutorial sulla differenza appunto tra gli stili, che vi invito qui a rivedere. Questo Chill Out 2 va programmato con un tempo di 111 bpm e troverete poi subito dopo i saluti finali di questo video la seconda parte della canzone che ho suonato appunto su questo style, preregistrando la parte di arrangiamenti, quindi di accordi sostanzialmente, e suonandoci poi col pianoforte come ho fatto nella prima parte. Spero che ciò vi piaccia, iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto, lasciate un like, seguitemi sul mio canale Instagram e vi auguro uno splendido fine settimana. A prestissimo da Gianni. Ciao!